Questo è un murales che vi abbiamo trovato qui alla stazione. Questo è un murales che abbiamo trovato qui alla stazione. E niente, sembra che arrivi un treno. Perché è parabiaso, bel murales, da lontano, vederlo da lontano sembra un treno che arriva, ma Ok. E andiamo verso il canale Villaresi. Sì, che dovrebbe essere di qui. Andiamo. Adesso non lo so, però salendo di qui. Un bellissimo gelso e siamo già arrivati qua. Canale Villaresi in tutto il suo stile. Ecco Mauri, a tema, per te, liberamente se si può, cos'è l'amore? Ma l'amore è naturalmente una cosa, diciamo così, che uno, scusate un po' di moscerini, ma è difficile dire così in poche parole, ma l'amore è una cosa, qualcosa che ti, diciamo così, ti esalta, ti entusiasma, ti... Però... È una cosa creata, ti eleva, diciamo, è qualcosa che tu vivi un momento di quelli di oltre. Di oltre, cioè di cosa. Quando uno è innamorato è. A tutto. A tutto. Diciamo che è un qualcosa che poi si trasforma un innamorato, sì, praticamente. È una persona più paziente, più diciamo bene, così. Male. Speriamo sempre perché la vita che è sempre ottimista, perché l'amore, l'amore ha tutto e quindi è sempre ottimista. Si addolcisce, magari meno, magari diciamo burbero, ecco. Diciamo l'amore è qualcosa che è difficile dire in poche parole, ma insomma. Ho fatto questa domanda, Mauri, per pensare in positivo, perché d'altronde noi siamo in questo momento ciò che erano i nostri genitori, sì. Cioè nel senso, se i nostri genitori ci hanno donato la vita, non è perché è così, ce l'hanno donata perché loro l'avevano donata, cioè i loro genitori l'avevano donata a loro. È una la cosa vita che è un si dono va... ed è bello darla a chi c'è dopo di noi. Infatti, no, per vabbè, vivere ma... con la felicità come noi, con le zanzare e tutto quanto. Sì, ma non è solo, a parte queste che è pieno di zanzare, però comunque, voglio dire, chiaramente noi siamo nati da nato d'amore, giustamente, no? E quindi niente, il discorso è che noi dobbiamo mandare avanti, tramandare sempre questa cosa. Sì, ma i nostri genitori sapevano che era felice vivere, guarda quel volo di uccelli che bello. Sì, infatti. Era felice vivere, per questo ci donavano la vita. Infatti chi, è, chi ha l'amore dona anche la vita, insomma se è veramente amore, diciamo così, è disposto a tutto. No? Tanti pensieri. Si sacrifica di... uno per l'altro. Lì anche magari se... anche lì c'è un urbex mezzo che si riesce ad aprire. Siamo sul canale Villaresi, oggi è il 30
di agosto 2024, Gennaro Giannini e Mauri di Boomer Channel Italia, un canale che è nuovo di quelli, sì, che ho, ma sempre, diciamo, Mauri, quindi sempre io e qui abbiamo, diciamo così, una bella panoramica con il canale Villoresi di irrigazione, abbastanza, la Villa Stanza che è una frazione di Parabiago. Ebbene, quindi Mauri, prendo la videocamera, faccio vedere quattro cose. Qui la cosa che mi sta strana è che sembra da dei, praticamente dei segni, che come se l'acqua in passato sia venuta fino a qua. Quindi qua è stata anche allagata questa zona. E lì c'era il volo di uccelli e lì le paratie, le dighe di Parabiago. Per questo il canale è un po' pericoloso, non ci si bagna perché è molto fondo, qua toccherà i 2 metri. E può essere anche più di 2 metri. E allora abbiamo visto prima, c'era un'ansa che ci si poteva bagnare apparentemente, però poi l'acqua che premeva andando sempre in quella direzione, verso est, non riusciva a premere e girava. Girando faceva una corrente veloce che basta un pochino di alghe, che uno scivola perché c'è un po' di alghe, scivola, poi prende la corrente e dopo ci sono le paratie come vedete qui c'è proprio anche un mulinello, che qua ci sono le, praticamente poi va giù di là, qua l'acqua va giù anche in un altro canale che è di lì, abbastanza, diciamo, impetuoso. E quindi così, però volevo dare al Mauri, insomma, un'argomentazione un bel po' difficile. Sì, questo è un canale tipicamente di irrigazione per la campagna. Sì, sì, sì. Ebbene, cari amici, però, ci vediamo. Diciamo che questo canale è un canale che da anni, da secoli fa, da 100 anni circa. Da 500 anni mi risulta. 500 anni, sì, che è stato progettato proprio il canale di irrigazione, perché le vie dell'acqua sono qui, soprattutto nella Lombardia, a Milano ce n'erano parecchie. Mm-hmm. Questo era una ricetta. Va bene, questo, cari amici. Questi sono, perché si vede anche lì, qua saranno circa 2,5 metri. Anche. Eh sì, anello verde azzurro, canale Villoresi, comune di Parabiago. Si finisce proprio sotto, con le dighe. I cignetti adesso stanno crescendo e mano a mano cambiano piumaggio. Qui a Porto Ceresio, ecco i cigni che mangiano le alghe. L'intera famigliola di cigni. Siamo qui a Porto Ceresio, sul lago di Lugano. Ecco il Mauri e i cigni. E si ricomincia. Te l'avevo detto, Mauri. I cigni di Angera. Si inizia, cari amici, qui sul lago di Lugano, alla distanza di pochi centimetri dai cigni. Ecco i cigni che continuano la traversata e siamo qui
belli e felici a farci il nostro bagno. Pian piano ci siamo acclimatati con l'acqua del lago, che devo dire non è fredda per nulla in questo periodo del 17 luglio 2020. E quindi bel posticino. Sì, l'ultimo bagnetto che andiamo, adesso vediamo. Essendo ancora a digiuno, ho potuto buttarmi in acqua allegramente. Mauri e Gianni di là. Il Mauri di là. Ah, abbiamo già inquadrato. Sì, sì, comunque ci divertiamo così, perché come dissi in un video, il divertimento nelle cose semplici, nelle cose belle e semplici. E quindi bello e semplice questa giornata qua. Ok cari amici, una panoramica al bellissimo lago di Lugano, e siamo qua al confine svizzero a farci il bagno, belli spensierati. Siamo a Lugano, si può vedere lungo quelle... poi nel Brusio. Poi questo è un paese che si germi, quello lì che è paese che mi dicevi che appare la Madonna. L'avevamo detto tanto nel video che abbino, e chi si ricorda più, no. Però dei bellissimi paesi, beh, per esempio in Italia... Molto qui è molto suggestivo. Qui è già Svizzera, in Italia... C'è la più tranquilla che ci sia, c'è anche acqua pulita, calda. Non c'è casino, si può stare tranquilli qua, lontano dalla metropoli. Italia ci sono 8... sì, certo, Mauro. In Italia ci sono 8.000 comuni, e quindi conoscere tutti i nomi. Anche lì, bellissimo. No, comunque però. Quelle zone lì, nel Brusio, poi tutte quelle zone, sono tutte della Svizzera, vicino a Cortina. Voce alta. E della Svizzera vicino al confine. Una spiaggia a livello. Mi piacciono queste ciabatte degli anni 90 antichi. Guardate, queste qui sono le sabote mie che ho trovato. Queste qua fantastiche ciabattine in PVC degli anni 90. Per venire qui nel lago ci volevano, perché sennò ci sono tutti sassi. Produzione napoletana degli anni 90. Le ciabattine Napoli. L'ha comprata Napoli. È vero. Sono storiche. Ah, porca. Sono storiche. Dalla spiaggia del confine svizzero. Cari amici, veramente ciabattine di Napoli degli anni 90. Favola, tanto per cambiare. Abbigliamento del tempo, infatti è durato 30 anni Napoli. Queste fantastiche ciabattine in PVC, fa vedere. Ciabattine in PVC degli anni 90. Vintage. Incredibile. Bene, ci divertiamo così qua al lago di Lugano con le ciabattine di Napoli. Io ho detto a mia madre: mamma, devo comprarmi le ciabatte per il lago, che ci sono i sassi. No, ce l'ho io. Incredibile, dopo 30 anni saltano fuori. Ecco, questi sono i sassi che ci sono sotto il lago, quindi di solito, diciamo, anche con dei piccoli sassi il piede fa, diciamo, ginnastica, e quindi si può andare anche scalzi, ma con dei sassi così grossi meglio con le ciabattine. E qui al valico di Porto Ceregio con la Svizzera, sul lago di Lugano, troviamo pure un santino con le fattezze di Padre Pio extraterrestre.
cari amici, non abbiamo trovato i coccodrilli, ma per voi si fa questo e altro. Abbiamo trovato l'abete grasso, le tartarughe, alligatore, che vivono belle contente qua. E oggi si sta al fresco. Poteva essere una giornata calda, magari qua sotto, chissà, giù nel giardino può esserci un'escursione termica che fa ben sperare, insomma, per la giornata. Posto bello, Abete Grasso, ci venivo prima di andare all'Aveno ad abitare sul Lago Maggiore. Venivo quando abitavo a Milano, quindi quando ero proprio piccolino. Adesso manco da 40 anni. E si sta al fresco proprio perché qua praticamente dove c'era il fossato del Castello Visconteo, e ancora oggigiorno un po' di occhette, un po' di germani reali e un piccolo canale carino. Andiamo in avan scoperta. Germani reali, le torri del Medioevo. Qua oserei dover dire la ricostruzione più recente, ma non mi piacerebbe dire perché io spero che sia proprio uguale all'originale. Aveva la funzione? Aveva la funzione praticamente difensiva di sorvegliare la zona con tutto il fossato che c'era praticamente. E di là è bello però vedere che è rimasto qualcosa, perché qualcosa c'era. Io ero convinto che c'era molto di più ai tempi, ed è rimasto bellissimo, dei paggi, degli angioletti, dei paggi, molto bello. Fa lo zoom che è molto bello. Vogliamo salutare anche il tuo amico di Roma, Fabrizio, da Abete Grasso? Sì, salutiamo tutti gli amici. Mauri? Sia Fabrizio, sia Mauri, sia Daniele. Davide Bereguardo, siamo in una fantastica giornata da Abete Grasso. E praticamente il nostro bel naviglio di quando eravamo ragazzi, ci piaceva tanto andare da questo parco. Però per il resto, quello è riso, risaglie, e quindi riso buono, acqua buona, riso buono, ringraziando il cielo. Al 23 di luglio 2024, sì, sempre con l'unicorno che mi hanno regalato, che vogliono assolutamente che porto. Potevamo mancare, ragazzi, la Mivar, il mito, i televisori, quegli scatolini piccolini così, in bianco e nero, delle cosine bellissime con 6-8 canali, ed era già al massimo 8 canali, voglio. Ancora c'era lo stabilimento e lasciatemi dire la bellezza di essere operai. Io lascio perdere le situazioni sindacali e tutto. A me mi vorrebbero far dire del fatto che il lavoro non è il lavoro. No, io voglio dire la mia, voglio dire che bello essere operai. Nel secolo scorso eravamo operai, ma con tanta forza, tanta energia, tanta voglia, e mettevamo su famiglia.
c'erano degli operai che mettevano su famiglie e stavano in 8, in 10, in 12, lavorava solo lui, eppure ce la facevano. Fantastico, a questa giornata stupenda, facciamo vedere da dentro, questa giornata stupenda, siamo riusciti. Bene, e qua si conclude un po' questa zona e continueremo, perché tanto ce n'è tanto da vedere, bellissimo. Lì il nostro naviglio, la BCS, macchinari agricoli, famosa in tutto il mondo, qua in via Dante da Abbiategrasso. Ragazzi, la ricchezza, siamo sempre in Lombardia, la ricchezza del lavoro, la ricchezza di saper fare lavoro, saper dare lavoro. E il bellissimo naviglio che non può mancare, che quindi serviva sia per la navigazione un tempo, e chissà se lo volessero riprendere per il futuro sarebbe anche bello, e poi anche per irrigare i campi. E questa è la chiesa di San Rocco, dove i miei amici si vogliono sposare. Un grandissimo organo, ottimo per la cerimonia. Al termine dell'epidemia di peste del 1630, durante la quale perirono circa un terzo degli abbiatensi, la comunità decise di istituire ogni anno una festa da tenersi durante l'ottava di San Rocco e di costruire una chiesa dedicata al santo. Ad Abbiategrasso e siete mali. Guardate dove avete messo le altalene. Incredibile. Avete messo le altalene sopra, sopra, sopra. In cima, in cima, in cima. Una pianta si erge sull'acqua del fiume, sicura di sé, in un gesto sublime di vita, sicura di vivere la vita aggrappata a un ramo che la tiene. Abbiategrasso.